Che cos'è un articolo di cronaca? Ecco una definizione molto sommaria, operativa, diciamo. L'articolo di cronaca è il resoconto il più possibile oggettivo e neutro di un fatto, di una vicenda che ha un interesse pubblico, a scopo informativo, cioè è un testo che racconta e fa il resoconto di una vicenda che ha un rilievo pubblico, che interessa molte persone, con una funzione informativa. Come è fatto un articolo di cronaca? In generale, il giornalismo di informazione riferisce un fatto in maniera oggettiva, distinguendo la verità dal commento e dall'interpretazione. E quindi è oggettivo, ma è caratterizzato anche da chiarezza e completezza. Un articolo di cronaca è completo quando risponde alle cosiddette 5 domande, a cui si aggiunge un'ulteriore domanda, l'H, le 5 V più H. Esaminiamole nel dettaglio. La prima V si riferisce a what, che cosa? Che cosa è accaduto, cioè il fatto. Who, chi sono i protagonisti della vicenda, o il protagonista, o la protagonista. Where, dove è avvenuto il fatto, il luogo in cui si è svolta la vicenda. When, quando è avvenuto, quindi il tempo, il momento, in cui si è svolto il fatto. Why, perché è successo, quali sono state le possibili cause all'origine del fatto, per esempio all'origine di un incidente o di un fatto criminoso. A queste domande se ne aggiunge spesso una sesta, how, come, che ci informa appunto sulle modalità con cui si è svolta la vicenda. Ecco un esempio di articolo di cronaca che risponde alle domande 5, alle famose 5V. Come? È evidenziato nel testo. Qual è il fatto? Il fatto è la morte di Steve Jobs, il fondatore della Apple, evidenziato in blu. Who, il protagonista dell'evento, è Steve Jobs, in verde. Dove, in violetto, in America, where, quando, ieri sera, in rosa, e poi in grigio, why. Perché era malato, malato appunto di cancro.